solito caso di assenza di preoccupazione. Quindi il flusso gigante radiale pura si affaccia sulla girante, si prepara a entrare sulla girante, a quello che chiamiamo bordo 1, immediatamente a monte dell'ingresso dei condotti dell'orbice, con una velocità assoluta C1 che è perfettamente radiale. In realtà, entrando all'interno del condotto rotorico, passando dal bordo 1 a un bordo che chiamiamo 1', il nostro flusso incontra le palle che restringono la sezione di passaggio, la riducono, che appunto c'è un'ostruzione palare da considerare. Se come sezione utile a monte della pala, al bordo 1, noi possiamo considerare Y per il diametro di con 1, cioè 2π per 1, per l'altezza della pala B con 1, per C con 1 stiamo assumendo assenza di preoccupazione, quindi la componente mediana della velocità dopo l'ingresso coincide proprio con la C1. Questa è l'espressione della portata volumetrica. Quando il fluido entra all'interno dei condotti, la sezione utile di passaggio si riduce perché appunto c'è l'ostruzione di locale. L'altezza del canale resta la stessa, è sempre B con 1. Però, come sezione utile dovremo andare a considerare Y con 1 meno Z volte quello che è l'ingombro rappresentato da ogni pala, chiamiamolo sigma 1, per B con 1 per una velocità che non sarà più la C con 1 a questo punto, ma sarà una C con 1' maggiore della C con 1, che per l'appunto si riduce a seguito dell'ingombro delle pale la sezione di passaggio, l'altezza del canale resta sempre la stessa, per smaltire la stessa portata volumetrica la velocità deve aumentare. Rettifichiamo il disegno che abbiamo fatto prima. Focalizziamo l'attenzione sul condotto rotorico delimitato da due pale consecutive. Le due pale hanno entrambe spessore costante pari ad S. Questo, rispetto alla direzione periferica, sarà l'angolo geometrico di attacco della palla, beta 1g. La distanza tra due palle consecutive è il passo palare t, ossia t pari a pi greco di con 1 fratto z numero delle pale, numero totale.
spiegando questa è l'ostruzione presentata ogni pala che abbiamo indicato con sigma 1. Quanto vale sigma 1? Beh, se questo S e questo è l'angolo beta 1G, quello è un triangolo rettangolo, quindi sigma 1 per il seno di beta 1G deve essere pari allo spessore S della pala, ossia sigma con 1, l'ostruzione rappresentata da ogni pala è il rapporto tra lo spessore S della pala e l'angolo costruttivo. Della pala al bordo di attacco, al bordo di espirazione della nostra geometria. Quindi questa ostruzione dipenderà sia dallo spessore della pala che stiamo scegliendo, dipenderà in maniera forte in realtà anche dall'angolo costruttivo. Più questo è piccolo, in genere per le pompe vedremo tra poco che è piuttosto piccolo questo angolo costruttivo, più in realtà questa ostruzione sigma tende a diventare importante e non può essere trascurata. È banale, possiamo ragionare, continuare il ragionamento di prima oppure rifare il ragionamento costruendo solo sul singolo condotto rotorico rettificato, come l'ho rappresentato qui, che immediatamente all'interno dei condotti rotorici, quando il flusso ha risentito dell'ostruzione palare, la componente meridiana della velocità C1' sarà pari a quella che essa ha immediatamente a monte dei condotti rotorici, moltiplicato per questo rapporto T1 su T1 meno sigma 1, dove T con 1 è effettivamente il passo palare al bordo di aspirazione della girante, e sigma con 1 è l'ostruzione di ogni singola pala al bordo di aspirazione della girante. In questo caso ovviamente sigma con 1 è positivo, questo rapporto è maggiore di 1. Normalmente si chiama coefficiente di ostruzione palare l'inverso del rapporto, quindi è un numero minore di 1 e che a volte può essere significativamente minore di 1. Quindi il rapporto tra passo palare meno ostruzione della pala fratto il passo palare è un numero inferiore di 1 ed è lo chiameremo coefficiente di ostruzione palare. Il discorso l'ho fatto al bordo d'ingresso, si ripete pari pari al bordo di uscita. Questa volta passiamo dall'interno del canale rotorico all'esterno, quindi il flusso in realtà tenderà a rallentare, perché vede aumentare la sezione utile per il proprio passaggio, perché non ci sono più le pale, fondamentalmente. Si ripete pari pari, l'unica accortezza. Il passo palare cambia la sezione di uscita perché è sempre Y D fratto Z, la sezione di uscita è a diametro di 2 maggiore di 1, quindi avremo un passo palare più grande. Sigma 2 lo calcoleremo sempre S fratto seno di beta 2G questa volta, e quindi anche l'ostruzione palare cambia. Bene, nel progetto della nostra girante noi dovremo tener conto di questi effetti, perché dovremo andare a calcolare, ad esempio, il bordo di aspirazione, un angolo beta 1G che tenga conto dell'ostruzione delle pale e che sia tale da non causare incidenza al flusso. Quindi fondamentalmente dovremo tener conto di questo coefficiente X per andare a rimodulare la nostra velocità C1 con cui il fluido si presenta all'ingrosso della girante, nel conto che essa si amplificherà, diventerà una C1' un po' più grande, in base alla U con 1 otteniamo un angolo geometrico che sarà l'angolo costruttivo della pala al bordo d'ingresso. L'altezza della pala poi dipende se consideriamo al valore del raggio R lungo il condotto rotorico, questa dipenderà
ovviamente dal raggio in cui ci stiamo ponendo, ferma restante la conservazione della portata, quindi la portata volumetrica elaborata è sempre la stessa. Generico raggio R, dobbiamo tener conto che il numero delle pari è lo stesso, ma sigma varia lungo il raggio, proprio perché sta cambiando l'angolo geometrico della palla, di cui abbiamo visto prima. Possiamo scegliere o un certo andamento per l'altezza della palla B e ricavare di conseguenza un andamento delle velocità meridiane, o invece imporre un andamento delle velocità meridiane che potrebbe essere costante, ad esempio, e ricavare quella che è l'altezza di palla necessaria per smaltire quella portata volumetrica e quella velocità meridiana. Attenzione, ricordiamoci che quando faremo questi calcoli che la portata che dovremo considerare sarà una portata maggiorata tenendo conto delle fughe, dei circoli attraverso i giochi. Quindi non l'acupunto nominale elaborato dalla pompa, ma un acupunto primo un po' più grande che è effettivamente la portata che la girante sta elaborando, che è un po' più grande per il problema delle perdite attraverso i giochi. Ora, macchine idrauliche, se nelle macchine termiche il problema con cui abbiamo a che fare è quello degli effetti sonici, nelle macchine idrauliche il problema da tenere presente nel loro funzionamento è il problema della cavitazione, ossia conoscete bene il fenomeno: se in qualche punto la pressione del fluido diventa minore della tensione di vapore, il fluido vaporizza, si creano delle bolle che vengono trasportate in seno alla corrente, il vapore ha innanzitutto una densità diversa rispetto al liquido, quindi tende a occupare molto più spazio a parità di massa che è presente in questa bolla rispetto a quello che questa massa occuperebbe se fosse liquida, e quindi in qualche modo si tende ad ostruire i canali stessi, che causa una riduzione della potenza utile e trasmissibile attraverso la girante. Ma in realtà il problema più grosso, a parte la caduta di potenza, a parte la caduta di rendimento, è che se si genera cavitazione si possono generare effetti erosivi all'interno della girante, sia per danneggiamenti meccanici diretti, sia perché il liquido che nei punti poi di sovrappressione tende a rioccupare lo spazio dalle bolle può erodere, per le alte velocità a cui il fenomeno si realizza, può erodere soprattutto i dispositivi anticorrosione, le vetture anticorrosione che vengono utilizzate, e quindi se non c'è un danneggiamento meccanico diretto dovrebbe sorgere danneggiamento successivo per ossidazione e così via. Quindi assolutamente nelle macchine idrauliche noi ci dovremmo preoccupare di non farle funzionare in condizioni di cavitazione. Ora, dove si genera? Dove, se abbiamo a che fare con una pompa, dove potremmo avere cavitazione, formazione di bolle di vapore? Lasciamo il problema se c'è aria dispersa trasportata dalla corrente, proprio il meccanismo della vaporizzazione del liquido. Qual è il punto più critico? L'occhio della girante, bordo di attacco della palla rotorica. Perché? Come al solito distinguiamo, qui abbiamo la schematizzazione, quindi bordo di aspirazione della macchina, questa è la frangia di aspirazione vera e propria, fluido, seguiamo quello che succede lungo una certa linea di corrente che passa dal punto S, ingresso alla macchina, al punto 1 immediatamente a monte del condotto rotorico e poi al punto 1', come abbiamo fatto prima, immediatamente dentro il condotto rotorico. Scriviamo l'equazione dell'energia. L'equazione dell'energia meccanica: il fluido si presenta nel punto S con una certa pressione P con S e una certa velocità C con S, quindi una energia meccanica PS su ρ più CS al quadrato fratto 2. Entra nella macchina, frangia di espirazione, entra anche nella girante, bordo 1. Facciamo un bilancio di energia, beh, avremo una velocità C con 1 che potrebbe essere diversa dalla C con S, una pressione P con 1 diversa dalla P con S. Nel bilancio dobbiamo andare a considerare quelle che sono le perdite, come al solito, di attrito, interazione fluido-parete.
proporzionale al quadrato della velocità fino al bordo 1. Quindi se ad esempio la velocità è costante, come spesso accade, la pressione sta diminuendo a causa di queste perdite, se avviciniamo quel bilancio. Dopodiché che succede? Il fluido incontra le pale, deve entrare all'interno dei condotti, perdite di imbocco. Prima nella caratteristica ho detto facciamo finta che siano zero se al punto di progetto, in realtà neanche al punto di progetto sono nulle, come ben sapete, quelle perdite. Abbiamo sempre una perdita di imbocco quando il nostro fluido sta incontrando l'ostacolo delle pale. Se per di più siamo lontani dal punto di progetto, queste perdite aumentano moltissimo perché non lavoriamo più ad incidenza nulla come si è soliti fare al punto di progetto, ma sorge un'incidenza diversa da zero tra flusso e pale. E quindi se riscriviamo la nostra bilancio di energia al punto 1', avremo una pressione più 1', una velocità c1'. Tra l'altro questa velocità c1' per i fenomeni che abbiamo visto prima sarà maggiore della c1, e poi dobbiamo affiancare alle perdite per attrito esaminate viste fino adesso, dobbiamo affiancare le perdite di imbocco al conduttore. Fondamentalmente quindi, se la pressione era andata diminuendo passando da S fino ad 1, nel passaggio poi a 1', abbiamo una vera e propria caduta. Poi che succede? Macchina a grado di reazione maggiore di 0, immediatamente comincia a svolgere il suo lavoro, la girante, a cedere energia meccanica al fluido, che si traduce in un guadagno anche di pressione, non solo di energia cinetica, e quindi la pressione comincerà a risalire. In sostanza, il punto veramente critico per l'insorgere della cavitazione è questo, immediatamente all'ingresso dei condotti rotori, sul bordo di attacco delle pale, al bordo di aspirazione della girante. Riscriviamo la nostra equazione dell'energia. Per non avere cavitazione, a noi interessa che la pressione al bordo 1' sia maggiore della tensione di vapore del liquido, che dipenderà tra l'altro dalla temperatura a cui il fluido viene aspirato. Ma T1', ce lo richiamiamo dal bilancio di energia, non è altro che questa dote di energetica iniziale che il fluido ha, meno la velocità, l'energia cinetica che esso ha, al bordo 1', meno ancora le perdite totali che ha subito, le degradazioni energia meccaniche totali subite durante il percorso. Ripeto, interazione fluido-parete con le pareti fisse della macchina e poi di nuovo interazione fluido-parete con le pale che si stanno muovendo, in cui il fluido si deve imboccare. Questo primo termine in realtà la macchina non l'ha a che fare con esso, che questo è la quantità di energia meccanica con cui il chilogrammo di fluido arriva all'ingresso della macchina. Dipende dall'esterno, dipende dal circuito di aspirazione. Questo termine in realtà dipenderà dalla macchina, perché la velocità C1' dipenderà da come è disegnata la macchina. Le perdite totali che abbiamo tra il bordo S e il bordo 1' dipende da come è realizzata la macchina. La macchina ideale non presenterebbe perdite né per attrito né perdite per urto tra flusso e pale. Quindi la nostra attenzione si focalizza su questo termine che, come al solito avviene nelle macchine idrauliche, viene poi riportato in metri di colonna dividendo per G, per accelerazione di gravità, e che al corso di macchine avete chiamato net positive suction feed disponibile o richiesto. Disponibile è quello che il circuito mette a disposizione, in particolare ci andiamo a togliere anche la tensione di vapore, quindi stiamo mettendo dentro anche la temperatura a cui il fluido sta, viene abbinato.
Il richiesto invece dipende da come è fatta la macchina. Se io ho una certa geometria, c'è poco da fare, mi aspetto, lavorando una certa portata, un tot di C1' e un tot di perdite. Se siamo progettisti, quale deve essere la nostra preoccupazione? Se realizziamo una pompa generica, la nostra preoccupazione è far sì che questo termine sia il più piccolo possibile. Come ricorderete, poi dal valore di questo termine in realtà dipenderà l'energia meccanica che il fluido deve possedere all'ingresso della macchina e quindi, ad esempio, l'altezza di aspirazione massima a cui la macchina può essere posta. Quindi noi come progettisti ci preoccupiamo che questo sia il più piccolo possibile. Vediamo quindi di analizzarlo, in realtà abbiamo detto già da che dipende. Se la macchina fosse ideale, Z sarebbe 0, qui la C1' è diversa dalla C1' per i fenomeni che abbiamo detto di ostruzione palare. Assumiamo per una macchina ideale uno spessore infinitesimo delle pari, quindi C1' uguale a C1'. Una macchina ideale sarebbe caratterizzata da un NPSH richiesto effettivamente pari a C1 al quadrato fratto 2G, dove C1 è la velocità con cui il fluido si presenta a monte dell'ingresso dei condotti rotorici. In realtà ci sono, l'NPSH richiesto sarà un po' più grande perché ci sono le perdite per attrito nel tragitto da S ad 1, nella bocca di aspirazione della macchina. C'è lo spessore finito delle pale, per cui il flusso accelera entrando all'interno dei condotti rotorici e lo farà a spese della propria energia di pressione. E quindi C1' è un po' più grande di C1. E poi ci sono queste benedette perdite per urto in bocca ai condotti rotorici. In questo senso ci ricordiamo un po' di quello che abbiamo detto a proposito delle perdite per urto e per urto e per interazione fluido-perdite. In realtà, se ci pensiamo bene, queste le possiamo far dipendere direttamente dalla C1 stessa. Anche queste in realtà vengono fatte dipendere direttamente dal valore della C1. Le perdite per imbocco dipenderanno in qualche modo dalla velocità relativa con cui il fluido entra nel canale rotorio e quindi interagisce con la parte. Cioè, possiamo aspettare che più la velocità relativa è alta, la W, più queste perdite tendono ad aumentare. Difatti, l'NPSH richiesto, in termini semi-empirici, viene espresso attraverso correlazioni di questo tipo, facendolo dipendere direttamente dall'energia cinetica che il fluido ha in termini assoluti e in termini relativi, legandolo appunto alla C1 e alla W1 tramite due parametri empirici, qui indicati con lambda 1 e lambda 2, che dipendono fondamentalmente dai materiali utilizzati nel realizzare la macchina e da come è fatto l'imbocco alla girante, il bordo di attacco delle parti. Ripeto, se la macchina fosse ideale, lambda 1 varrebbe 1, lambda 2 varrebbe 0. Abbiamo detto che per una macchina ideale l'NPSH ha richiesto esattamente C1 alla seconda fratto 2G. Se la macchina è reale, in realtà, ci sono le perdite di cui abbiamo discusso, questo coefficiente lambda con 1 ci aspettiamo che sia maggiore di 1 e sarà maggiore di 1, e lambda 2 sarà maggiore di 0. Per le normali finiture, lambda 1 potete porre pari a 1,2, lambda 2 potete porre uguale a 0,3. Questa posizione, appunto, è come dire: assumo che le perdite 1 e 2 sono proporzionali a C1 alla seconda, le perdite di imbocco le ritengo proporzionali alla velocità relativa con cui il fluido arriva sulle pare.
tutto riferito, sottolineiamolo, quindi al triangolo delle velocità costruito a monte dei condotti orologici. Quindi immediatamente prima C1 e W1 che è fluido entra nel condotto orologico. Abbiamo riportato un problema che in realtà si manifesta al bordo 1', l'abbiamo riportato ai valori delle velocità assolute e relative, assolute e relative, calcolate invece al bordo 1. Quindi, se vogliamo minimizzare la cavitazione, per fortuna questo approccio è utilizzato perché appunto lambda 1 e lambda 2 si possono dare dei valori abbastanza certi se si utilizzano le finiture normali che normalmente utilizzate per le pompe. Il problema si riduce a minimizzare questa espressione. Noi faremo il progetto della nostra macchina operatrice minimizzando l'NPSH richiesto e quindi minimizzando questa espressione. Da cosa dipende il valore dell'NPSHR? Facciamo un piccolo upgrade. Se è vero che può essere espresso in questi termini, dipendendo da C1 e da W1, allora ragioniamo un attimo su come è fatta la nostra girante. Normalmente la velocità C1, innanzitutto l'angolo alfa con 1 uguale a 90 gradi, non abbiamo prerotazione del flusso eccetera, quindi direzione assiale che poi diventerà radiale se il bordo dell'ingresso delle pale è posto nella parte completamente radiale. Abbiamo un ingresso radiale come avevo disegnato all'inizio. Triangoli delle velocità, rettangoli. C1 normalmente è costante, non varia lungo il raggio. La U1 invece varia lungo il raggio, velocità di trascinamento dipende da omega R, quindi cresce lungo il raggio. Devo distinguere quello che accade a questo raggio 1 interno, l'ho chiamato io, rispetto al raggio 1 all'apice della mia pala. Perché qui avrò una velocità di trascinamento molto più alta di quella che ho all'interno, che combinata con la stessa C1 mi dà una velocità relativa molto più alta. Il problema dello sviluppamento delle pale in realtà che poi riaffronteremo più avanti. Quindi, se è vera questa, per me il punto più critico, non posso più ragionare in termini monodimensionali trascurando l'altezza della pala, ma il punto più critico sarà il punto riferito all'apice della pala. Quindi i nostri calcoli li dovremo fare, per quanto riguarda la cavitazione, ragionando una C1 che riteniamo costante, invariante con il raggio, e su una W1 che in realtà va calcolata all'apice della pala perché essa è molto diversa, se facciamo riferimento a questa schematizzazione, di quella che abbiamo alla base della pala stessa. E normalmente, difatti, questo è il punto di attacco della cavitazione. Dobbiamo fare qualche conto, vado veloce perché in realtà poi li rifaremo pari pari nell'esercitazione che inizieremo la settimana prossima. Alfa con 1 90 gradi, assenza di prerotazione, C con 1 costante lungo il raggio come normalmente è. Dobbiamo di avere a che fare proprio con questa geometria, quindi il bordo di aspirazione del condotto rotorico spostato nella parte assiale della macchina. Ripeto, normalmente questa è la configurazione con cui si ha a che fare. Beh, possiamo esprimere, cerchiamo di riportarci l'NPSHR in funzione delle, in realtà delle grandezze che caratterizzano il funzionamento della macchina stessa, in funzione quindi della velocità di rotazione e della portata volumetrica. A noi interessa quello che succede al bordo 1A. La C con 1 la ritengo costante, quindi in realtà C con 1 o C con 1A è la stessa cosa, sarà costante lungo il raggio, però la possiamo esprimere sempre
se facciamo riferimento a questo triangolo delle velocità, come la velocità di trascinamento nel punto 1A per la tangente dell'angolo beta con 1A. La velocità relativa con cui il flusso arriva sulla pala all'apice me la posso calcolare in questo modo, è un triangolo rettangolo, teorema di Pitagora, u con 1a alla seconda più l'altezza del triangolo, il cateto c con 1, di nuovo alla seconda, ma se c con 1a dipende, posso esprimere tramite questa espressione, facciamo dipendere tutto dall'angolo cinematico beta 1a e dalla velocità di trascinamento u con 1. Andiamo a sostituire qui dentro, quindi c con 1 sostituiamo u con 1a alla seconda per la tangente di beta 1a alla seconda, al posto di doppio q1a ci mettiamo questa espressione, otteniamo che l'NPSH richiesto dalla macchina è funzione della velocità di trascinamento alla calcolata all'apice della palla per lambda 1 più lambda 2 per la tangente al quadrato dell'angolo cinematico beta 1a più il coefficiente lambda 2. Il nostro scopo è riportarci tutto ai parametri di esercizio, velocità di rotazione e portata volumetrica. La velocità di trascinamento è omega per il raggio all'apice della pala, quindi diametro fratto 2, D1A fratto 2, otteniamo per l'NPSH richiesto questa espressione. Funzione della velocità di rotazione della macchina, del diametro D1A, ossia del diametro della bocca di aspirazione, funzione dell'angolo cinematico beta 1A, questo angolo, cinematico, non costruttivo, l'angolo cinematico, e di questi coefficienti, parametri implici, coefficienti implici che vi ripeto però possiamo essere abbastanza confidenti sul riguardante al loro valore. Esprimiamo D1A in funzione dei parametri di esercizio. Ora, fondamentalmente se stiamo parlando del diametro della bocca di aspirazione, questo dipenderà dalla portata che la macchina elabora. Portata su questa sezione retta, beh, facciamo il caso generale che ci sia un albero passante, la sezione utile, devo considerare il diametro esterno, il cerchio esterno e il cerchio interno che mi danno la sezione utile, quindi pi greco quarti per il diametro di 1a al quadrato meno il diametro interno di nuovo al quadrato. Introduciamo un coefficiente di ostruzione. Quindi portata volumetrica Q punto sarà pi greco quarti per di 1a alla seconda meno di 1 alla seconda che moltiplica la velocità c per 1 uguale pi greco quarti di 1a alla seconda per 1 meno il diametro alla base della pala fatto il diametro all'apice tutto elevato al quadrato per c con 1. Questo coefficiente, che è un numero puro, lo chiamiamo coefficiente di ostruzione a morso, K. In definitiva, la portata volumetrica elaborata dalla macchina è pari al coefficiente di ostruzione K per pi greco, diametro della bocca di aspirazione elevato al quadrato, fratto 4, per c con 1, dove c con 1 ci riportiamo sempre alla velocità di rotazione, sarà omega
di 1a fratto 2. Per, scusate, tangente di beta 1a. Questa relazione in realtà ci lega la portata volumetrica con il diametro della bocca di aspirazione, con l'angolo cinematico e con la velocità di rotazione della macchina. Difatti, comunque, riarrangiamo K igreco diametro della bocca di aspirazione della macchina elevata al cubo fratto 8, 4 per 2, per velocità di rotazione per la tangente beta 1a dell'angolo cinematico beta 1. Questa relazione ci servirà per dimensionare la bocca di aspirazione della gigante. Noi adesso prendiamo questa espressione e la mettiamo qui dentro, nell'NTSHR, dove abbiamo avuto appunto cura di esprimere la velocità di trascinamento proprio in funzione di omega e di 1. Quello che otteniamo è un'espressione abbastanza complessa a prima vista dell'NPSHR, che però ha il pregio di dipendere dalla velocità a cui sta ruotando la macchina, la girante, dalla portata volumetrica che essa sta elaborando, da questi coefficienti che, ripeto, possiamo ritenerli quasi costanti, siamo abbastanza certi del loro valore, e poi dall'angolo cinematico beta 1. Se effettivamente noi riteniamo, vogliamo analizzare quello che succede a omega e a q costanti, lambda 1 e lambda 2 li riteniamo anch'essi bloccati, l'NPSHR dipende soltanto dal valore dell'angolo beta 1a. Non è proprio esatto questo discorso, perché in realtà sto assumendo costante anche il valore del coefficiente costruzione, che non lo è, di fatto cambierà in base ai valori, dipende anch'esso dall'angolo beta 1a. Però in prima approssimazione facciamo questa assunzione. Se deriviamo, non è neanche troppo complesso, trovate che l'NPSHR ha un valore minimo in funzione dell'angolo beta 1a, presenta un minimo quando, quindi la tangente di beta 1a è pari a questa espressione piuttosto semplice. Quindi per noi quello è un valore ottimale per l'angolo cinematico beta 1a, perché è l'angolo che minimizza il valore assunto dall'NPSHR quando la gigante ruota a una certa velocità elaborando una certa portata. Quindi per noi quello diventa un valore da scegliere in fase di progetto. In particolare, per i valori usuali di lambda 1 e lambda 2, l'angolo cinematico beta 1a assume un valore circa, pari a circa 17 gradi. Normalmente, se raffiniamo il calcolo, teniamo conto che in realtà questo K non è rigorosamente costante, e di quelli che possono essere i valori, le oscillazioni che possono, che può presentare i valori di lambda 1 e lambda 2, trovate che beta 1a ottimale è compreso tra 14 e 18 gradi, quindi è un range molto ristretto. Questo significa che noi, a progettare la nostra girante, in realtà partiremo da un vincolo: vogliamo far sì che essa sia la più resistente possibile alla gravitazione. Quindi sceglieremo questo angolo, che ripeto è un angolo cinematico, quindi ci servirà a disegnare il triangolo delle velocità al bordo di aspirazione della girante, e lo sceglieremo compreso tra 14 e 18 gradi. Ce la rilasciamo a prima: angolo piccolo, sigma ostruzione palare è S fratto seno di beta dell'angolo costruttivo della palma, che sarà parente di quest'angolo cinematico, e quindi ci aspettiamo ostruzioni palari importanti a bordo di aspirazione della macchina. Un'ultima cosa e chiudiamo. Analizziamo un attimo questa espressione.
la riscrivo in questo modo, porto G e la velocità di rotazione e la portata volumetrica la porto a primo numero, abbiamo G per accelerazione di gravità NPSH richiesto, questi sono metri, fratto una velocità omega al quadrato per una portata volumetrica tutto elevato a 2 terzi, pari a una funzione di lambda 1, lambda 1, lambda 2, beta 1a e k sostanzialmente. Questa espressione è una dimensionale. Dipende dalla forma della macchina e dal suo grado di finitura e dipende anche dall'angolo cinematico beta 1a. Quindi macchine geometricamente simili che hanno la stessa finitura e che stanno lavorando in similitudine cinematica in punti corrispondenti avranno anche lo stesso valore dell'angolo beta 1a, che questo è un angolo cinematico, ossia questo parametro, che è anch'esso una dimensionale, dipende fondamentalmente dalla forma della macchina e il suo valore dipende dal punto a cui essa sta funzionando. Macchine geometricamente simili tra di loro, funzionanti in punti corrispondenti, io mi aspetto che abbiano lo stesso valore di questo parametro dimensionale. Infatti si definisce numero caratteristico di aspirazione, non proprio questo, ma in realtà l'inverso di questo parametro elevato a 3 quarti, numero caratteristico di aspirazione omega per la radice di q punto fratto g per nPSHR elevato a 3 quarti, alla stessa identica costruzione il numero di g specifico. Solo che qui non c'è y, ma c'è appunto il net positive suction head richiesto dalla macchina. Funzione della forma della macchina e dell'angolo cinematico beta 1 e del grado di finitura della macchina. In effetti, macchine simili che funzionano in punti geometricamente simili, funzionando in condizioni di similitudine, presentano lo stesso valore di SQ. Questo può essere molto utile per stimarlo l'NPSH richiesto da una certa macchina quando non abbiamo grosse informazioni. In particolare, macchine centrifughe, macchine di bassa, turbopompe di bassa tecnologia hanno un SQ che varia da 0,9 e 1,5, macchine radiali di normale o buona finitura tendono ad avere un numero caratteristico di aspirazione che varia da 2,5 e 3,0. Questi valori possono essere indicativi per andare a stimare l'NPSH richiesto e quindi tramite l'SQ, tramite la velocità di rotazione a cui è destinata a funzionare la macchina e tramite la portata che deve essere elaborata. Questo ci fa anche capire che a parità di tecnologia e di portata, macchine più lente, cioè con omega più basse, presenteranno tendenza alla cavitazione molto più contenuta rispetto alle macchine. Giusto come cenno, nella pratica è molto utilizzato anche un altro parametro per esprimere la tendenza alla cavitazione delle macchine, che è il cosiddetto indice di Thomas, sia per le pompe che per le turbine idrauliche. Ripeto, se vi capita come indicazione un diagramma dove c'è come varia l'indice di Thomas per una certa famiglia di macchine, sappiate che esso è banalmente l'NPSH richiesto dalla macchina riferito alla prevalenza. Spesso vi trovate nei diagrammi, nei cataloghi, questa indicazione. Vabbè, un'ultima slide dove non la commentiamo proprio, la lascio qui, giusto un richiamo su quello come si calcola l'altezza di aspirazione della pompa, ma sono cose che avete già fatto bene al corso di macchina e quindi non ci vediamo più.
Va bene?